Modena, 9 giugno 2023 a Campogagliano, la città della bilancia. Verranno anche pesati due palle in piazza e coloro che guidano si ritrovano a dover pagare sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro. Paola Guerzoni, sindaco del comune noto anche aver dato alla luce governatore Stefano Bonaccini, ha effettivamente firmato un'ordinanza specifica per proteggere la piazza che, tra le varie regole che introduce, prevede anche questo del divieto di usare il palloncino che supera peso di 250 grammi. In sostanza, sarà consentito il supertele, non la sfera in pelle, e i controlli della polizia locale saranno davvero effettuati, completi di un bilanciere. Ordinanza, in vigore da lunedì 12 giugno, redatto a seguito delle denunce dei residenti. Punto a questo proposito, il comune Campogagliano ricorda che la piazza è un luogo arte storia che comprende due particolari opere artistiche: lo stile geometrico astratto Luigi Veronesi, la fontana scultorea Raffaele Biolchini con soggetto ambientale, l'uso dell'Il Posto. Tuttavia, non è sempre corretto dagli utenti. I residenti avevano riportato fonti comportamentali inconvenienti come rumore, ingresso, motociclette, abbandono piccoli rifiuti, uso improprio degli arredi urbani, tra cui la fontana, il parcheggio, le biciclette trasporto improprie. Aspettando che vengano apposti segni di informazione specifici, è la prima città di Guerzoni che spiega l'ordine. Volevamo raccogliere le richieste dei residenti, afferma il sindaco Paola Guerzoni, ma in alcuni casi ci sembravano eccessivi. Ad esempio, ci è stato chiesto di vietare totalmente i giochi con la palla, invece abbiamo scelto di consentirli, ma solo con palline leggere, inferiori a 250 grammi, quindi meno fastidiosi e pericolosi. Ti chiederai come i controller verificheranno questi dati. Le auto della nostra polizia locale sarà dotata di un equilibrio specifico. Inoltre, siamo la città dell'equilibrio o no?